La copertura del Computex 2017 è stata resa possibile soltanto grazie a MSI. Un grazie di cuore perché senza di loro non sarei potuto essere qui. Buongiorno a tutti quanti, secondo giorno, ho dormito abbastanza bene, sì, sono sveglio, ho già preparato la valigia, mi sono fatto, sì, la borsa, mi sono fatto la doccia, ho tirato fuori anche il monopod per fare le riprese in fiera e adesso andiamo perché ci dobbiamo trovare con Michael e gli altri per andare al Computex. La prima impresa sarà riuscire ad andare alla metro e trovare appunto Mike e gli altri. Quindi usciamo dall'hotel. Vediamo. Vediamo il tempo com'è. Fa caldo, ma non è sto granché. Porca vacca, che bordello che c'è qua. Allora, purtroppo non ho internet, però ho scaricato un pezzo di mappa e teoricamente noi siamo a questo puntino e dobbiamo andare qui, quindi tutto dritto e basta. Ho appena trovato un 7-Eleven, ne ho sempre sentito parlare da Luca, da tanti altri, però non ci sono mai stato, quindi voglio entrarci un attimo per capire. Cioè, dovrebbe essere un supermercato, teoricamente, però vediamo. Io vorrei mangiare qualcosa. Vedete che qua c'è qualcosa di normale? Non lo so. E questi? Questi cosa sono? Ok. Prendo una grandissima cosa tipica, tipo la Coca-Cola, ovviamente. E poi qui ho visto che ci sono questi, che sono praticamente delle palline di cioccolata con dentro riso soffiato. Io se gli devo pagare sta roba che tipo costerà un paio di dollari con tipo 1.000 dollari. Le Doritos! Poi ci si pensa, tanto si paga. Però bravo italiano passa lo stesso col rosso perché sono in ritardissimo e Michael mi uccide. Buoni sti cosi, però non potrò bere fino a quando non arriverò da Michael perché se mi fermo arrivo ancora più tardi e poi davvero mi uccide. Sono arrivato e qua c'è un altro 7-Eleven, ma dovrebbero essere a quella fermata lì Michael e gli altri, credo. O lì? Non lo so. Allora, Siemens Station. Allora, quindi la stazione è giusta. Questo che cos'è? Madonna, schermi ovunque, raga, è troppo bello. La stazione è quella giusta, devo trovare però un modo di chiamarli, quindi devo trovare magari un wifi. Ok, ho messo la fotocamera in un modo precarissimo, però vabbè, finché aspetto, amen. Dovrebbero essere qui. In realtà, nonostante tutto, sono comunque arrivato in anticipo io. Quindi posso bere qualcosa anche per finalmente. Ne avevo bisogno, cavolo. Ieri sera dalla stanchezza non ho praticamente neanche cenato, quindi ne avevo davvero bisogno. Almeno ho messo qualcosa in stomaco. Poi mangiamo qualcosa al Computex, per forza. Devo anche dire una cosa. Fortunatamente ci sono reti wifi gratuite ovunque, quindi anche senza connessione, senza rete cellulare, eccetera, sono riuscito a fare tutto senza problemi. E secondo voi uno speed test poteva mancare? Anche alla stazione, non so qua come si chiama, 29, what the fuck? Ok, è rotto. Ah, e poi mi sono accorto ora, la Coca-Cola che ho preso non è da mezzo litro, è da 600 ml. What? Michael deve ancora arrivare, mi ha detto di entrare in metro intanto. Hashtag blame on Michael perché sta arrivando tardi, quindi sta anche iniziando a fare parecchio caldo. Quindi spero proprio che dentro al Computex ci sia l'aria condizionata, perché altrimenti muoio. Oh, è arrivato. Pronto? Sì, solo che io devo andare in giro ancora con i wifi perché era il mio wifi personale, è arrivato qui. Sono ancora tu, wifi personale. E questa cosa è inquietante, noi siamo nella metro, però, cioè sentite, io sto parlando e non si sente nient'altro se non la metro che va avanti, un bambino che parla, credo, lì da qualche parte. Ragazzi, cioè, è una metro. Nessuno parla, tutti in silenzio. Sono degli automi, o non lo so. Arrivati al Computex, adesso vediamo un attimo di riuscire ad entrare. Forse, noi siamo arrivati, però io sto odiando questa macchinetta perché ho editato il video ieri e ogni tanto eravamo sfocati. Credo di essere appena arrivato in paradiso. È una cosa spettacolare. Siamo arrivati allo stand MSI, guardate che bestia, è enorme, è assurdo! On the baby car we put a 1080i here.
but you can take a photo from the area to the live demo, the lightning, you will see the totally different light effect. In questo momento stiamo facendo tutto il tour, adesso ci stanno presentando le nuove schede madri, la 1080 Ti Lightning, quindi vediamo un attimo, poi sto registrando anche tutte le varie clip per poi fare la copertura appunto delle nuove schede madri, delle nuove schede video che sono state presentate. Adesso ci stanno facendo vedere il Mystic Light. Ragazzi, ho appena trovato Dimitri di Hardcore Canucks. Hi guys. Hi guys. Hey guys. Hey bro. Siamo qui allo stand di MSI, è veramente un piacere conoscerlo. Really nice to meet you. Oh, nice to meet you. Hello audience. Very good guy here, good guy. Subscribe to his channel if you didn't know him. And also this. Thank you. Thank you. You make the best B-roll on YouTube, probably. Thank you. You're so famous for that. You gotta set the benchmark and then people climb the benchmark, so you gotta constantly push it. Okay. Ok ragazzi, sto tremando in questo momento, c'è anche J2Sense, è lì, adesso andiamo a salutare. Voglio presentarvi un attimo questa persona qui che fa... He made the funniest one I have seen on YouTube. He's amazing, but there is no any cooler here. Well, it could be, we don't know, we haven't met everyone yet, have we? No, no, we need to be cooler, no? Yeah. E poi c'è Jay. J2Sense, if anyone didn't know you, but I cannot explain that. So I am me. you're you, and it was really nice to meet you. No, you too. And he's doing it right, guys, so make sure you keep watching, subscribe, and give this man some support, because we need more viewers in Italy. Thank you very much, and also subscribe to his channel if you didn't know him. Link in the description. Thank you. Thank you very much. Enjoy the show. Thank you. È stata un'emozione incredibile conoscerli, poi teoricamente dovremmo vederci di nuovo da qualche altra parte. Adesso stiamo andando al ristorante a mangiare qualcosa insieme a un altro po' di bella gente e vediamo se riuscirò a trovare qualcosa lì, qualcosa che mi piace, spero proprio di sì. A quanto pare è all you can eat, quindi probabilmente riuscirò a trovare un minimo di qualcosa che mi possa piacere. Ho trovato fritto che non sia pesce, per ora qui è tutto pesce. Vi faccio sapere per... tutti quelli che non lo sanno, io non mangio né pesce né verdure. Questa sembra carne. Qui ci sono tutte verdure, quindi skipperei alla grande. E mi hanno detto che c'è dall'altra parte altro cibo. Quindi 100% altro cibo. Ok, qua sembra più tipo roba dolce. O non lo so, là in fondo vedo dolci, quindi andremo dopo 100%. Tutta sta roba che non ho idea di cosa sia. Formaggio, grana, le scritte improbabili, ma abbiamo trovato la Coca-Cola e la Fanta e anche la Sprite, quindi dai, almeno da bere beviamo qualcosa, e poi gelato che no, non ha un bel aspetto però. Ok, a quanto pare ho trovato del pollo con una piadina, cose. Ok, ho preso un po' di pollo, sperando che non sia tipo super spizzatissimo eccetera, poi al massimo ne prendo ancora se mi piace quello. Proviamo questa cosa di pollo dentro una specie di piadina, vediamo com'è. L'odore non è male? Non è male, c'è qualcosa di strano ma non è male. Ho appena scoperto, bevendo la Fanta, che ha un gusto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Cioè, è totalmente diversa. Non so come spiegarvelo, sembra un ghiacciolo sciolto. O quella cosa che sembrava pollo, eccetera, direi di andare di dolci. Vediamo che cosa c'è. Allora, io prima ho visto... Allora, questi sono con la fragola, mi piacciono tantissimo, sono curioso di assaggiarli. Questo non lo so, c'erano questi con la fragola e con questo che non so, credo sia tipo mandarino, non lo so, nel dubbio io li prendo. Per la verità, assaggiamo questo con la fragola. Why are very wide angles. Voglio presentarvi i ragazzi con cui sono al tavolo in questo momento. Allora, so introduce you. I'm Justino. Okay. What do you do? Video games. Okay. You? Andrew, Tech Team GB, do tech reviews, mostly gaming stuff. It's quite good. Okay. And you? I'm Wendell. I do level 1 and all kinds of other fun stuff. And
I am Blunty. I invented the secret recipe for blue milk for Star Wars. True story. Ho fatto un po' di giri, adesso mi prendo un attimo una pausa perché sono abbastanza stanco. Sono molto contento di aver conosciuto appunto un paio di persone. Manca Linus, quindi spero di trovarlo. Inoltre ho provato un paio di cose interessanti. Ho provato una roba che fa la scansione della faccia e poi, boh, non lo so, lo vedrete in un video. Poi ho scoperto un paio di cose per quanto riguarda le schede di acquisizione a Vermilia. Per chi ama la tecnologia, un posto del genere è il paradiso. Adesso non so che programmi avremo questa sera. Mi hanno detto che teoricamente c'è una specie di festa, ma vedremo. Domani mattina dovremo andare nel headquarter di MSI, quindi per vedere alcune cose. C'è anche la musica, c'è un bordello assurdo, non so cosa si sentirà. Quindi ci sentiamo tra poco. Sono riuscito a prendere il mio pass per il Computex, così domani non avrò bei problemi. Adesso siamo a prendere un taxi per tornare in hotel. Ho registrato un bel po' di roba, quindi la vedrete nei prossimi giorni, o forse l'avrete già vista, dipende quando uscirà questo video. E basta.